Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul canale. Allora, vi chiedo scusa per questa pettinatura un po' da pazza e ho messo anche un cerchietto per, diciamo, tenere i capelli un po' più indietro e lasciare il viso scoperto, però diciamo che questi sono i miei capelli al naturale dopo 2 giorni dallo shampoo e sto cercando di non piastrarli, prima cosa perché inizia a fare caldo, seconda cosa perché insomma vorrei lasciarli un po' più al naturale, cercare di stressarli il meno possibile, almeno quando non devo fare chissà che grandi cose, quindi non devo uscire la sera e sono fuori al massimo per commissioni, perché voglio cercare di farli crescere, di farli rinforzare un pochino. E poi, essendo che andiamo incontro all'estate, ecco, vorrei evitare di stressarli ulteriormente, dato che già saranno abbastanza stressati per il sole, per l'acqua, eventualmente, insomma, tutte le cose che sappiamo che caratterizzano l'estate. Quindi mi vedete un po' così, mi vedete anche con il make-up in parte già realizzato. Ho fatto semplicemente la base con i prodotti che sto usando solitamente e se vi interessa sapere quali sono nello specifico li trovate nel video della box, della bag del mese di giugno. Però oggi sono qui con voi perché volevo mostrarvi alcuni dei prodotti che avete visto nell'ultimo video haul. In parte ve li ho già mostrati nel Get Ready With Me che è precedente a questo video, un'altra parte mi è stata richiesta nei commenti, quindi ho deciso di accontentarvi, insomma, di farveli vedere anche in azione. Sono prodotti che sto ancora studiando, quindi per alcuni mi sono già fatta un'idea, per altri sto testando e sto vedendo insomma come va. Perché prima di darvi una recensione definitiva voglio capire bene tutti i prodotti. Per alcuni però si tratta appunto proprio di colpi di fulmine, di recensioni sentite anche su altri canali e quindi io posso solamente confermare la bellezza di questi prodotti. Allora, vorrei iniziare ad applicare il bronzer, lo farò con questo pennello qui, che è un pennello di Freyara, è l'F52, è un pennello da fondotinta in realtà, però io, poiché è morbido comunque, mi ci trovo bene ad applicare il bronzer in polvere. E come bronzer in polvere andrò ad applicare questo qui di Pat McGrath, che è nella colorazione Nude Honey. Si tratta appunto di una novità, Pat è uscita con dei bronzer in polvere, ce ne sono di diverse colorazioni, questa se non erro è la seconda ed era descritta come una delle colorazioni un po' più neutre. Io questo prodotto l'ho già utilizzato, in realtà vi devo dire che non è fredda, ecco, cioè sì, vira verso il neutro, sicuramente vira verso il neutro, ma comunque il nome bronzer vi fa capire che non è un prodotto che punta ad essere appunto un prodotto da contour, ma è un prodotto che va a riscaldare il viso, quindi la maggior parte delle colorazioni che trovate sul sito tendono comunque al caldo, questa era quella indicata come quella un po' più neutra. Nella cialda vi sembrerà molto chiara, in realtà è stratificabile e anche su una carnagione come la mia si vede perfettamente. Adesso ve la mostro all'opera, diciamo che come formula mi piace molto, si sfuma bene, adesso lo vedrete anche voi e mi ricorda molto anche la formula dei blush di Pat, quindi comunque una formula resistente che dura a lungo e che non si va a perdere insomma nel corso delle ore. Allora, è un prodotto che in realtà alla prima applicazione mi ha fatto un po' di polvere nel pen, però è stata soltanto la prima applicazione, forse era un po' di polvere depositata perché poi in realtà non ci sono insomma residui di prodotto nella cialda. Questa cosa mi fa piacere perché comunque spesso quando si preleva poi tutta questa polvere è prodotto che si perde. E lo vado ad applicare. Allora, questa è la prima passata e vedete che già si vede, però come vi dicevo è un prodotto stratificabile, si può applicare anche più volte, non fa macchia, non crea nessun tipo di problema e riuscite ad ottenere un risultato man mano sempre più evidente. Qui non c'è, qui c'è. Quindi vedete che alla fine, anche se dal pen sembrava così chiaro, poi alla fine su di me si vede perfettamente. Forse una carnagione molto più scura della mia ovviamente non riuscirà
ad applicare questo genere di prodotto, però almeno in questa colorazione. Però ecco, se avete una carnagione più chiara della mia va benissimo questo colore, se avete una carnagione simile alla mia uguale, ma anche se siete un pelino più scuri, comunque lo riuscite a lavorare e lo riuscite a far vedere. Onestamente io preferisco stratificare un po' di più il prodotto, non, insomma, non avere un colore pieno fin da subito, ma volevo assolutamente la colorazione un po' più neutra, perché ho qualche bronzer caldo che uso principalmente in estate, non mi interessava insomma avere l'ennesimo bronzer caldo. Io devo dire che apprezzo sia i bronzer un po' più caldi, non troppo aranciati ovviamente, sia quelli, diciamo, i prodotti un po' più da contour, quindi un po' più freddi. Dipende, diciamo, in inverno magari preferisco qualcosa di un po' più neutro, freddo, in estate qualcosa di un po' più caldino. Però diciamo che la mia carnagione si adatta abbastanza bene a diverse tipologie di colore, ecco, poi ovviamente dipende anche da quanto mi abbronzo. Comunque vedete, alla fine il prodotto è andato su molto bene, come vi dicevo non fa macchia, non si fa alcuna fatica a sfumarlo e alla fine l'effetto secondo me è anche naturale. Allora sì, adesso un po' di polvere si è fatta sulla cialda, però comunque capirete che l'ho prelevato un sacco di volte e il prodotto comunque non è stato sprecato più di tanto. Quindi di questo prodotto in realtà non vi do una recensione proprio definitiva, però vi dico che mi sta piacendo, lo testerò ancora, probabilmente con l'estate, prendendo io subito un po' di colore, cioè in realtà io mi abbronzo anche senza andare a mare, quindi già sono un po' più colorata nonostante io metta la protezione, quindi purtroppo questo prodotto mi sa che nel giro di qualche settimana lo dovrò abbandonare e lo dovrò riprendere probabilmente verso settembre-ottobre, quindi io spero di riuscire a farmi un'idea completa del prodotto prima di questo momento. Però vi dico che comunque l'impressione che ho fino a questo momento è un'impressione positiva, mi è piaciuto molto, mi sta piacendo e lo utilizzo con piacere. Il secondo prodotto che vi mostro oggi è il blush, nuovo blush della linea Dior. Questi sono i Rosy Glow in particolare e sono dei blush che già esistevano, se non sbaglio, in due colorazioni, una un po' più rosa fredda e una un po' più corallosa, aranciata, però Dior li ha riformulati e ha anche ampliato la gamma colori. Nello scorso Get Ready With Me vi ho mostrato la colorazione Rosewood, questa è la colorazione 06 Berry, è una colorazione sicuramente più intensa di quella che vi ho mostrato l'altra volta, è un viola color livido, però non vi spaventate perché poi in realtà sul viso non è così viola. E adesso ve lo mostro anche in azione, utilizzerò lo specchietto del pack, che è molto comodo alla fine, e utilizzerò questo pennello di Face Theory, che è un pennello che viene descritto genericamente come powder, quindi va bene per le polveri, per la cipria, per le polveri, e io mi trovo molto bene ad utilizzarlo per il blush proprio perché ha la forma precisa della mia guanciotta, mi permette di andare insomma senza allargarmi troppo e allo stesso tempo senza essere troppo precisa, perché poi la strisciata di blush netta non mi piace, però non mi piace nemmeno che poi tutta la guancia diventi colorata. Io di solito applico il blush diciamo a partire un pochino dalla guanciotta fino a congiungerlo con il bronzer e a sfumarlo. Allora, questi prodotti qui sono molto pigmentati, quindi io veramente ne prendo poco alla volta, cioè vedete quanto ne ho preso, se serve lo vado a stratificare e a insomma intensificare, altrimenti lascio così perché già il colore di per sé, cioè vedete che già si vede, il colore già di per sé è scuro, non voglio insomma che appunto diventi troppo intenso e poi i prodotti in realtà, anche quello più chiaro che possiedo, sono pigmentati, quindi diciamo che va fatta molta attenzione quando si applicano questi blush, non ne prendete troppo e meglio aggiungere poco alla volta che poi sbagliare. Allora, per me questo colore così già è abbastanza, è molto bello. Questo voglio vedermi un attimo in intera per cercare di capire se ne devo aggiungere un po' o no. Ma no, in realtà penso che vada bene così. Allora, a me piace il blush,
ma non deve essere una cosa esagerata. Mi piace che ci sia giusto un velo di colore, che non vada troppo a, insomma, a fare da protagonista e a rubare la scena al resto del make-up, perché poi magari trucco anche gli occhi, quindi voglio che ci sia equilibrio. Il colore, come vedete, non risulta poi insomma scuro e violaceo come l'avete visto nel pen. È un più, appunto, non è un viola così livido scuro, ma diventa appunto proprio un color berry, frutti di bosco. Ricorda molto appunto proprio i colori dei frutti di bosco, quindi non è un viola brutto, effetto malaticcio. O almeno su di me è così, e devo dire che mi piace proprio tanto. Mi piace sia il colore sia la formula di questi blush. Questi li ho utilizzati già diverse volte. Io ogni tanto mi guardo nello specchio della telecamera per vedere voi cosa vedete, quindi non ho problemi di vista, ma semplicemente mi guardo nello specchietto per cercare di capire appunto se il colore è fedele alla realtà. E sì, è fedele alla realtà. Le luci un pochino mi sbiancano rispetto alla realtà, però il colore del blush è fedele. E vi dicevo, il blush mi piace tantissimo, è una formula che sto apprezzando tanto. Non è una formula matte, non sono totalmente opachi, sono, vi faccio anche vedere da vicino, forse si nota, vedete che sono luminosi. Io prima avevo settato con cipria, quindi la base era totalmente opaca. Hanno sono una texture molto setosa, una volta prelevati e sfumati è come se riflettessero la luce. Non hanno glitter, pagliuzze oppure perla all'interno, non ve li dovete immaginare come un illuminante. Per esempio, sono diversi dai blush cotti, che sono già un po' più luminosi, sono diversi per esempio dai blush, fatemi vedere se ne trovo uno per farvi un esempio. Per esempio, io non ho i blush di Nabla, quelli della linea Skin Realist, però per esempio ho il bronzer di Nabla. Penso che il blush sia molto simile, quando lo vedete ve ne accorgete che non è già totalmente opaco di suo. Invece in questo caso abbiamo un prodotto opaco che però ha la capacità di riflettere la luce, quindi donano una luminosità al viso molto naturale, non è una cosa artificiale, ed è una cosa che a me piace tantissimo e mi stanno piacendo. Durano tutto il giorno e ovviamente, proprio perché sono modulabili, potete decidere voi quanto colore mettere e se applicarne di più o applicarne di meno, per un effetto diciamo un po' più marcato o più naturale. Come illuminante voglio utilizzare quello di questa palette di Chanel. Questa è la versione più chiara, la 957 Tendresse. Purtroppo queste palette temo che non si trovino più. Se siete fortunati le riuscirete a trovare in qualche negozio fisico, ma online sono sold out ovunque. Però voglio utilizzare questo illuminante perché comunque questa è una palette che sto usando tanto, penso si possa vedere. È una palette che mi sta davvero piacendo tanto. Sto preferendo in questo periodo la versione questa qui più chiara, perché presto sono sicura che riuscirò a usarla ben poco, perché diventerò comunque un po' più scura. Quindi ad esempio questo bronzer non si vedrà più, questo qui magari diventerà troppo chiaro, idem l'illuminante. L'unico prodotto che potrei utilizzare quando mi abbronzo è questo blush, che però c'è identico anche nella versione più scura, quindi diciamo che appena prenderò un po' di colore manderò in pensione questa palettina qui e metterò in uso quella lì più scura, che è la prima che io ho acquistato. E da questa palette appunto adesso prendo solo l'illuminante e lo applico. Comunque sono dei prodotti bellissimi anche questi di Chanel. Mi dispiace insomma che siano delle palette edizione limitata. Tra l'altro queste sono palette viso occhi, che appunto potete utilizzare sia per truccare, per fare la base, sia per realizzare dei look occhi molto eleganti, molto semplici, però belli nella loro semplicità. E ad esempio, se andate in vacanza, faccio proprio un esempio pratico, potete portare anche solo una di queste palette e è poco altro, quindi riuscite insomma a giostrarvi così e a utilizzarle anche sugli occhi. Molto molto belle come polveri, spero che vengano riproposte anche in altre colorazioni, però in gamma permanente, perché davvero è un prodotto che secondo me vale la pena. Allora, per quanto riguarda gli occhi,
voglio riproporvi lo stesso ombretto che vi ho mostrato nell'ultimo video Get Ready With Me, che è questo ombretto mono di Dior. Questo perché magari qualcuno semplicemente non guarda tutti i video e quindi può essere che si sia perso quel video lì ma stia guardando questo o viceversa, e mi fa piacere insomma parlarvi anche di questo prodotto qui. Allora, questo ombretto qui io l'ho acquistato dopo averlo visto più volte sul canale di Martina Vinai, e in realtà di recente anche Anna Morana l'ha mostrato qui su YouTube, ma l'abbiamo comprato in tante, lo possiede anche Lori del canale Wake Up and Makeup, so che l'ha comprato anche Michela Di Maio, quindi almeno le persone che sono qui su YouTube, e quindi insomma mi andava di farvelo rivedere perché secondo me è un prodotto per cui vale la pena spendere. È un prodotto che non costa poco, scusatemi, comunque il prezzo si aggira intorno ai 30 euro, non è assolutamente poco considerato che è un solo ombretto, mi rendo conto, però è un prodotto che vale la pena spendere se avete vale la pena spendere se avete intenzione di utilizzarlo come prodotto della vita. È un ombretto, magari ve lo faccio anche vedere, perdonatemi, e vi dico anche il colore. Allora, si tratta del Monocolore Couture nella colorazione 658 Beige Mizza. È un metallico, così viene descritto. Allora, si tratta di un colore neutro, molto molto luminoso, ha una texture sottile, setosa, impalpabile, non è un prodotto che va a segnare, non si va a infilare nelle pieghe, almeno a me non è mai successo, so che anche a Martina non è mai successo. È un prodotto che va a dare luminosità allo sguardo senza appesantirlo, senza scurirlo, e va anche molto ad aprire gli occhi. È un colore perfetto secondo me sia per un look da cerimonia, cioè io lo utilizzerei per un look da cerimonia al 100%, magari andrei a fare una base come faremo oggi con uno dei Cupid Zero, poi magari a scurire giusto un pochino nella parte esterna, e lui è tutta palpebra e viene un look stupendo. È un ombretto perfetto per la vita di tutti i giorni, per andare al lavoro, ma anche per un'uscita serale. Anche perché essendo così versatile è anche facile impreziosirlo, quindi magari per un'uscita serale potete aggiungere qualche glitter o non lo so, una bella linea di eyeliner bella scura, quindi davvero è un prodotto versatile. Il prezzo, vi dicevo, si aggira intorno ai 30 euro, in base a dove lo comprate potete trovare il 20%, il 30%, ci sono codici sconto che si applicano, quindi se siete interessati fatevi un giro sui vari siti delle varie profumerie, anche in store si trova facilmente, e vedete un pochino insomma dove lo trovate a meno. Io questo qui l'ho comprato sul sito di profumerie Sabbioni, all'ordine fatto su profumerie Sabbioni avevo applicato anche il codice di Lori del canale Wake Up and Makeup, che è Lorenza10, e dava il 10% di sconto in più su tutto il carrello, quindi anche se c'erano dei prodotti già scontati si applicava un ulteriore 10%, e esiste anche il codice di Michela Di Maio, Michela10, che ha insomma la stessa funzione. Non sono pagata da queste mie amiche, semplicemente dato che utilizzo i loro codici mi fa piacere parlarne anche con voi. E vabbè, però adesso mi sono dilungata già abbastanza, vi mostro l'ombretto in azione. Allora, nello scorso video Get Ready With Me ve l'avevo mostrato con il Cupid Zero colore cappuccino, che è un colore un po' più freddino. Oggi vado con questo qui che è il colore 5, ed è un pochino più caldo rispetto al cappuccino, quindi vi voglio far vedere appunto la versatilità dell'ombretto, che va benissimo anche su una base un po' più calda. Vedete, è un marroncino non proprio caldissimo, diciamo neutro caldo, non è proprio la cosa più calda del mondo, però sicuramente rispetto al Cupid Zero cappuccino è più caldo, quello è proprio freddino, ecco. E vi voglio appunto mostrare come questo ombretto vada bene con entrambe le tipologie di base. Non è necessario applicare una base opaca sotto, l'ombretto performa tranquillamente anche da solo e performa bene. Io applico una base opaca sotto per aiutarmi e creare già una sfumatura nella piega, questo è il motivo. Altrimenti, se insomma vi piace applicare solo l'ombretto, potete applicare anche solo lui e sfumarlo anche nella piega. Potete sfumare anche un po' di bronzer
nella piega e avrete comunque un bellissimo effetto. Diciamo, a me piacciono i QP Zero e quindi per comodità li utilizzo ogni volta che posso, perché appunto è un prodotto che mi piace tanto. Però se non siete amanti dei QP Zero, se non volete supportare Nabla, ci sono tanti altri brand che hanno prodotto gli stessi stick anche a prezzi più competitivi, per esempio Kiko, Elf, insomma, hanno prodotto questi stick opachi. Se poi avete QP Zero, io ve li consiglio perché la combo è perfetta. Però mi avvicino perché magari riesco. Fatemi vedere. Ok, forse così riuscite a vedere meglio. Mi dovrei avvicinare un po' in più, però ho paura di fare danno. Vediamo se riesco a mantenere la telecamera dritta. Ok, perdonatemi, io queste prove le faccio con voi, ma non sono per niente pratica di queste cose. E quindi vedete, ho applicato il QP Zero, avete visto che si è sfumato in 5 secondi, però magari qui vado anche un po' più interna. Ok. E adesso vado con l'ombretto di Dior, semplicemente io lo prendo con il dito e poi ne sfumo un pochino anche nella piega. Il colore è questo qui. Vedete com'è luminoso, però non ha pagliuzze, glitter. È satinato ma è luminoso e vedete l'effetto, bellissimo, cioè a me piace proprio tanto tanto tanto. E se andate a vedere anche lo scorso video che Trade With Me, cioè quello precedente a questo, vedete che anche sulla base cappuccino rendeva molto bene. È proprio bello, è proprio un bel ombretto, un bel prodotto, cioè è uno di quei prodotti che se trovate il modo di farlo funzionare, se vi piace per tutti i giorni, ma anche se non lo usate per tutti i giorni, ma vi piace un look di questo tipo, cioè uno di quei prodotti che veramente vi svolta e veramente vi fa creare un look bello in 5 secondi, perché avete visto che il tempo che ho impiegato per sfumare il QP Zero e poi andare con l'ombretto è stato davvero piccolo, proprio un tempo ridotto. E vi ripeto, se volete potete anche evitare il QP Zero, l'ombretto da solo funziona benissimo, è giusto, sono io che voglio mettere una base in più. Poi vado con lo stesso pennello di prima e sfumo un pochino così nella piega senza aggiungere altro prodotto e praticamente io sono a posto così. Cioè adesso io continuerò perché sono qui con voi e mi piace insomma terminare il look, però volendo si potrebbe anche applicare il mascara e basta. Io senza eyeliner non vado da nessuna parte, non mi ci vedo proprio, però per mostrarvi il look è perfetto anche già così. Allora poso un po' di roba perché sennò qui ho paura che mi cada tutto. Allora, come mascara voglio utilizzare quello lì marrone di Espresso, che io possiedo in mini size. Il nero l'ho già terminato, mi rimane il marrone che comunque mi piace, quindi sono contenta di usarlo e di averlo. E eyeliner marrone di Huda, il mio preferito marrone del periodo, e sta finendo, però ce l'ho da tanto tempo, se non sbaglio questo l'ho acquistato più o meno nel periodo Black Friday, quindi sì, diciamo che l'ho messo in utilizzo probabilmente a dicembre, gennaio, e ci sta che sia per terminare. Matita sempre marrone, la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury. Faccio tutti questi passaggi e torno da voi per completare il look con le labbra. Eccomi di ritorno, ho applicato eyeliner marrone, matita marrone e mascara marrone come vi avevo detto, e per le labbra vorrei mostrarvi in azione questo rossetto qui, che è uno dei Lip Power di Armani nella colorazione 109, e anche questo è un prodotto insomma che è chiacchieratissimo. Ne ha parlato tanto Francesca del canale Il Mondo di Franci. Si tratta di un rossetto cremoso che io ho già provato, cremoso, confortevole e a lunga durata, quindi diciamo che le premesse sono tutte positive. Io lo applico, però prima voglio fare il contorno delle labbra con il mozzicone che rimane della mia matita labbra preferita di Astra. Si tratta di un colore molto simile al colore delle mie labbra, quindi non andremo ad alterare nulla in realtà.
Ecco qui, vedete, semplicemente ho dato un po' di definizione alle labbra, però la matita è leggermente più scura delle mie labbra, il colore è quello. Vado ad applicare il rossetto. La forma del prodotto, dello stick, mi piace proprio tanto perché con questa punta mi permette di essere precisa anche in applicazione, diciamo, sull'arco di Cupido, ma anche ai lati della bocca. Allora, rossetto applicato. Come potete vedere, il finish è luminoso. È un rossetto molto morbido, cremoso, confortevole, non ha una di quelle texture impercettibili, sentite che avete il rossetto sulle labbra, quindi diciamo non è simile ai rossetti di Dior, questi qui, che vabbè sono opachi in realtà, sono proprio tutta un'altra formula, però questi qui sono più impercettibili sulle labbra. Allora, questo qui diciamo che se sentite di avere un rossetto, non c'è niente di male, insomma è normale sentire il rossetto, però... vedete, è un colore nude che secondo me si adatta almeno sul mio incarnato, ma in realtà anche su incarnati più chiari del mio, si adatta a parecchi tipi di look, quindi secondo me sta bene anche con un look occhi così naturale, anche se con questo look occhi ci stava bene anche un bel rossetto rosso, io non li uso tantissimo, però ci stava bene. Vedete, alla fine il look risulta molto fresco, molto estivo, quindi anche con un gloss sarebbe stato benissimo. Questo qui è un look davvero passepartout. E il rossetto mi piace tanto, vi posso dire che l'ho già utilizzato un paio di volte e ha davvero una lunga durata, ecco, quindi effettivamente per essere un rossetto cremoso dura tanto. Lo sento che si aggrappa bene alle labbra e rimane insomma fisso. Ovviamente se mangiate, bevete, fumate, baciate, viene via. Però se dovete solamente chiacchierare, parlare o magari bevete un drink da una cannuccia, il gatto che reclama attenzioni, quindi è il momento di chiudere. Dicevo, se bevete magari solamente un drink da una cannuccia, il rossetto regge benissimo. Niente, allora, poiché avete sentito che Moki chiama le attenzioni, insomma vuole che io vada a giocare con lui, chiudo il video, tanto avevamo comunque terminato, non c'era altro da aggiungere. Io spero che questo look vi sia piaciuto, spero insomma che io sia stata abbastanza chiara nella descrizione di questi prodotti e fatemi sapere tra questi prodotti che ho utilizzato oggi se vi interessa qualcosa, se vi sfizia a comprare qualcosa di quello che vi ho mostrato o se avete già comprato questi prodotti e se vi piacciono. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video.